Ciao a tutti i miei seguaci di YouTube e Facebook. Innanzitutto un grande abbraccio alle persone e alle famiglie che stanno soffrendo più di ogni altre a causa di questa brutta epidemia. È un periodo un po' difficile per tutti, ma specialmente per queste persone che sono state colpite dalla malattia, chi ha avuto lutti, le persone che sono morte purtroppo o che stanno soffrendo a causa del virus. Allora va il mio più sincero abbraccio virtuale. Oggi vi parlerò di un tema che c'è dal 2014, da quando c'è stata in Ucraina la crisi, ovvero la russofobia, vale a dire la paura immotivata, insensata della Russia, che invece è un paese nei confronti dell'Italia che ha sempre mostrato amicizia e rispetto, se non addirittura amore. Non ultimo, gli aiuti che ci hanno inviato con ben 15 aerei. E prendo spunto dall'articolo del giornale La Stampa di qualche giorno fa, proprio su questi aiuti, dove giornalista, non voglio neanche fare il nome perché onestamente dovrebbe solo che vergognarsi per quello che ha scritto, dove ha insinuato che l'obiettivo della Russia nell'inviare questi aiuti era mandare sul suolo italiano dei militari russi. Quindi, invece di ringraziare un paese che in maniera gratuita, nonostante le sanzioni che ribadisco andrebbero abolite se avessimo le palle, ci ha aiutato senza volere niente in cambio, questo giornalista si è permesso senza prova, senza motivazione, uno straccio proprio di prova di motivazione, di insinuare questo, quando in Italia poi si sa che abbiamo 113 basi NATO, quindi i padroni non stanno a Mosca, ma stanno a Washington e a Bruxelles, che però Bruxelles poi alla fine è una succursale di Washington. È un qualcosa di vergognoso, giustamente poi la Russia si è fatta girare le cosiddette e un ministero ha scritto via web un comunicato dove giustamente si dedicava a questo articolo e questo giornalista e si invitava altrettanto giustamente il governo italiano a prendere i provvedimenti e la stampa invece di chiedere scusa ha avuto da ridire e da insistere su questa cosa vergognosa che un proprio giornalista ha scritto e la cosa ancora più grave è che invece di ricevere una condanna unanime anche dal governo che ha taciuto sulla cosa, altri giornalisti, specialmente il quotidiano La Repubblica, hanno anche solidarizzato con la stampa. È una cosa veramente assurda, un paese che ci aiuta, che viene continuamente riempito di menzogne dalla stampa occidentale, non fa eccezione quella italiana, una parte di quella italiana, sanzionato ormai da 6 anni, senza un valido motivo. Ci aiuta, noi lo critichiamo. Loro giustamente si fa, questo paese si fa giustamente rodere, dice come vi aiutiamo e avete anche da ridire. E invece di chiedere scusa, si continua con questa vergogna. Ma la Russia è oggetto di menzogne ormai da più di 6 anni, comunque, da quando c'è stata la crisi in Ucraina. Perché comunque Putin è un personaggio scomodo. Putin è un personaggio che va contro il pensiero unico. Va contro l'ordine mondiale, è un personaggio che fa gli interessi del proprio paese e del proprio popolo. Questo è Putin. E quindi viene accusato di essere un dittatore, cosa falsa. Si accusa la Russia di non essere un paese democratico, cosa altrettanto falsa. Si accusa la Russia di essere un paese dove non c'è libertà di stampa. La stampa lì è vero che potrebbe essere migliorata, ma anche qua in Italia potrebbe essere migliorata. E non ultimo appunto l'esempio del giornale La Stampa, perché la libertà di stampa non vuol dire scrivere quello che vogliamo senza uno straccio di prova e non vuol dire diffamare qualcuno o qualcosa. La Russia è un grande paese, è un paese amico e dovremmo ricordarcene di questo. Quando sarà finita questa crisi in Italia, dovremmo ricordarci di chi ci ha veramente aiutato: Russia, Cuba, Venezuela, Vietnam e non ultima l'Albania, con le bellissime parole del premier Edi Rama che ci tengo a sottolineare. Quindi non si deve avere nessuna paura della Russia, la Russia è un paese amico che ci amerà e ci rispetterà sempre, speriamo. Quindi evitiamo questi scivoloni da parte di alcuni giornalisti o pseudotali perché non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno di inimicarsi un paese in nome di non so che cosa, che per l'Italia ha fatto tanto, più di tutti in questa crisi. Quindi sempre e comunque grazie Russia e basta con questa russofobia, non ce n'è motivo. I nemici sono altri, i nemici sono quelli che si spacciano per nostri amici. Il vero amico è la Russia. Ciao, un abbraccio, mi raccomando, iscrivetevi al canale e restate a casa. Ciao!